بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cari fratelli e care sorelle e benvenuti ad un nuovo episodio delle pillole di Ramadan. Quest'oggi parleremo delle sconfitte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e di come si è comportato. Musulmani credono nella sunna perfetta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ed è l'obiettivo di ognuno di noi seguirle al massimo delle nostre potenzialità. Viene da capire che alcune consuetudini del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siano semplici da emulare e da fare. Vi faccio due esempi: uno è magari il semplice salutare un fratello musulmano o anche dare in dono un semplice sorriso. Ecco, sono tutte azioni che non richiedono particolare dispendio di energie. Mentre invece abbiamo altre azioni che sono più difficili da compiere. Queste non perché abbiamo bisogno di qualche particolare energia per poterle fare, ma perché semplicemente gravano sulla sfera emotiva e comportamentale delle persone. In questo video andremo a trattare una consuetudine del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che a lui fu semplice da fare, mentre invece per molti altri può essere una vera e propria sfida da vincere. È per misericordia di Allah che sei dolce nei loro confronti. Se fossi stato duro di cuore, si sarebbero allontanati da te. Perdona loro e supplica che siano assolti. Consultati con loro sugli ordini da impartire. Poi, quando è deciso, abbi fiducia in Allah. Allah ama coloro che confidano in Lui. Prima di spiegare il versetto è meglio fare una contestualizzazione, perché i musulmani vengono attaccati da questo gruppo di miscredenti che erano i Qurayshiti, proprio nella zona di Uhud, che Uhud non è altro che la montagna nei pressi della città di Medina. Loro vennero a sapere di questo attacco nemico poche ore prima che lo facessero. Quindi dovevano studiare una strategia vincente per poter difendersi al meglio. Quando arrivarono lì, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diede degli ordini al suo esercito. E, in particolare uno, disse a una cinquantina di arcieri del suo esercito di andare in questa piccola montagnetta che si trovava a circa 300-400 metri di distanza dall'effettiva montagna di Uhud, in cui appunto in mezzo si sarebbe svolta la battaglia, così da evitare un attacco da più lati del nemico. Inizialmente questa strategia è stata vincente, perché comunque avevano vinto, possiamo dire, la prima parte di questa battaglia, perché ad un certo punto, vedendo il nemico andare via e scappare, i soldati, quindi, che erano lì su quella montagnetta, hanno detto: boh, andiamo a finire l'opera e andiamo ad aiutare i nostri compagni. Però si sono dimenticati appunto di una cosa, la cosa più importante è che per nessun motivo al mondo loro non dovevano scendere da quella piccola montagna, altrimenti sarebbe successo quello che è successo effettivamente. Khalid ibn Walid, che era ancora tra i kuffar, vide lo scioglimento della difesa musulmana e quindi di andare al contrattacco, quindi fare ciò che era da programma, andare e attaccare da un altro versante. A quel punto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e il suo esercito si trovarono in una situazione molto complicata e lì gli scagliarono una pietra addosso, rompendogli il labbro inferiore. Gli hanno lanciato una freccia che gli bucò la guancia, gli fece cadere un dente e lo fece sanguinare tantissimo. In questa battaglia morirono anche molti sahaba, di cui anche Hamza radiallahu anhu, che fu una grossa perdita per il popolo musulmano e soprattutto per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a cui era molto legato e lo amava. Una volta tornati a Medina, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ancora sanguinante, diede un sermone ai sahaba e qui Allah subhanahu wa ta'ala rivelò 60 ayat del Surat al-Imran che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gliele espose. Per loro questa fu una sconfitta cocente, frutto di quegli arcieri che non obbedirono e abbandonarono la propria postazione, come ordinato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovviamente tutti erano a conoscenza dell'accaduto, quindi provate a immaginare i sensi di colpa nei 40
dei 40 soldati, dei 40 arcieri, nel presentarsi di fronte al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ai suoi compagni. Provate ad immaginare la vergogna e l'imbarazzo di fronte a tutti, e di fronte a tutti aspettavano anche la punizione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E qui si nota la figura da leader del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché avrebbe potuto semplicemente dargli una punizione immediata, avrebbe potuto trattarli duramente, avrebbe potuto evitare i loro sguardi, peggiorando i loro sensi di colpa. Però il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non l'ha fatto. Decise di restare calmo e tranquillo, senza problemi. Ma comunque decise di mostrare loro vicinanza e tenerezza. Ed è Allah subhanahu wa ta'ala che racconta questo. Facendo riferimento al versetto precedentemente citato, e quindi grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mostrò dolce verso di loro, nonostante avessero disobbedito ai suoi ordini e a tutti gli effetti abbiano causato la sconfitta. Ed è proprio qui che notiamo il comportamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché colui che guida le persone è colui che sa tirare fuori il meglio da ogni situazione, quindi che siano positive o negative. Qui prende proprio la figura da leader perché, indipendentemente dalla situazione, riesce a non farsi guidare possiamo dire, istinto, dalle emozioni, mentre invece dalla razionalità. Se fosse stato duro di cuore verso di loro, si sarebbero sicuramente allontanati da lui. Ed è questo il principio fondamentale con cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è legato con i suoi compagni. Loro lo amano perché lui ama loro. Loro lo rispettano perché lui rispetta loro. Loro lo trattano con dolcezza perché lui tratta con dolcezza loro. E questa è una grande fonte di insegnamento per tutti noi, perché se vuoi che un determinato comportamento sia dato su di te, tu devi stare attento appunto a concederlo per primo. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dà un ordine al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicendogli: consultati con loro sugli ordini da impartire. Ed è sempre bene tenere in considerazione le opinioni di tutti, quindi proviamo ad immaginarci come potrebbero sentirsi i Sahaba se non potevano più dare la propria opinione, comunque non veniva ascoltata la propria opinione in qualsiasi aspetto. Appunto, si sarebbero allontanati dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sarebbero sentiti sempre sminuiti o comunque non avere valore. E qui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci dà un altro grande insegnamento, perché nonostante qualcuno ci faccia del male, ovviamente non intenzionale, è sempre buona cosa perdonare e andare avanti, come se nulla fosse successo, ecco. Ovviamente in questo caso i Sahaba non avevano intenzione di danneggiare musulmani o direttamente il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semplicemente è stato un peccato di ingenuità, tutto qua. E io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad una prossima pillola, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.